bene auguri. Possiamo, non possiamo baciarci, ma non possiamo. Ho Covid da poco, per cui sì, anch'io almeno per due giorni fa essere immune. Ma sì, almeno per vai, due vai, alla grande. Non abbiamo paura di niente. Grazie. Senti, grazie, noi siamo lusingati che tu sia con noi il giorno del nostro, il tuo compleanno. Ma non ci avevi meglio da fare, scherzo. Mi hanno incastrato con le promozioni di Don Matteo. Mi ha mandato anche al supermercato a dire che stasera c'è Don Matteo. Che però c'è ancora Terence Hill, no? Raul Bova arriva dopo. Sì, entrerà dal quinto episodio Raul Bova, ma entrerà con un meccanismo narrativo per cui Terence Hill sarà sempre molto, 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 molto presente. E è stato un bel colpo degli sceneggiatori. E forte. Senti, però io ho esordito che ci hai deliziato a Sanremo con Grazie. Un duetto con la Maria Chiara Giannetta. Io devo dire, ero lì, io l'ho visto. Che serata era? Se non lo sai te, se c'eri o non c'eri, quella è grave. Capito, ho visto no, la sera quante. Del venerdì, quella delle cover. Allora c'ero. Sono io, ciao. Sei Maurizio. Stato bravi... Siete ti, stati. Ti ringrazio, bravissimi. Abbiamo parlato mezz'ora prima fuori. Vedi, ti ringrazio. Vieni, io qui guarda che io qua c'ho il ruolo della cafona. Per cui... Alla grande, vai, vai, vai. Perfetto. No, la Jessica non è cafone e non ha nessun no, ruolo. Jessica è Candide giocando. Di Voltaire, tu che sei un ragazzo colto. Certo, è la purezza che arriva. Esatto. E viva la purezza, fa essere è ancora più naturale. È la nostra Candide. Allora, torno indietro col nastro. Vai. Ci hai deliziato a Sanremo con questo duetto meraviglioso, però pure io ho fatto una figuraccia perché non mi ricordavo che giorno ma era. No, che... Ma posso dirvi quanto è bello sbagliare pure nella vita. Ma lo rivediamo! Viva Dio! Marco se n'è andato e non ritorna più. Ma io rinascerò Cervo a primavera. Io ti odio. Poi ti amo. Poi ti amo, poi ti odio, poi ti amo. Sei chiara come un'alba. Pigliate una pastiglia, sienta a me. Non te regge più. Stasera mi butto. Quando è stanoce tramonta il sol, mon amour. Mon amour? Imagine. Io e te? Io e te. Seduti sul divano a parlare del più e del meno. Ah! Ah! Te vuoi far la baldoria? Sì! Io no! Buonanotte, fiorellino! Ti prego, non uccidermi il mood, dai! Please, don't go! Torna su rientro! Maestro, metti un po' di musica leggera, perché ho voglia di niente. Bravissimi, bello, eh? Bravissimi. Un mese e mezzo di prove? Un mese e mezzo di prove, dovevamo provarlo a casa, facendo tamponare amici e persone perché non potevamo portarlo fuori per non bruciarlo. L'abbiamo scritto insieme a Maria Chiara, tutto il cast di Don Matteo che aggiungeva una canzone, levava. E Maria Chiara non era mai stata su un palco e a fare una cosa del genere. Si è affidata, è cresciuta e fa dei numeri tecnici per chi è del teatro. Si ferma quando sente la risata, reagisce. Certo, è stata una delle cose più belle che mi sia mai capitata. Se tu vai avanti, poi ti bruci la battuta successiva. Bruci la battuta e non fai sentire il pubblico partecipe. Invece, riuscirsi a fermare, fa un paio di colpi tecnici, di freni a mani che tira, il pubblico sente che è con te e fai la cosa non per il pubblico, ma con il pubblico. Ed era quello che volevamo fare. No, spettacolo. Bravi, bello. Grazie. È una delle cose che si ricorderanno di questo meraviglioso Sanremo. Bravi, bravi, bravi. Tu invece, diciamo, di pubblico ne hai visto tanto. Figlio unico, giusto? Sì, non so la correlazione tra le due cose, ma ne ho viste tante. Perché allora tu devi sapere, tu sei, vieni qui per la prima volta e non sa che cosa lo aspetta. Ho già, mi hanno detto di prepararmi al peggio, ma ci sono reattivo. Chi te l'ha detto? Me l'hanno detto quelli che sono venuti prima, mi hanno detto, mannaggia a te, sei sicuro? No, siamo venuti e siamo rimasti, no? Infatti, beh, siamo abbandonico, mica glielo devi dire oggi. Abbandonico, non glielo devi dire a lui. I tuoi genitori sono separati, però, giusto? Però... I miei genitori sono separati. Però sì. Non abbandono. Abbandonico, perché loro dicono che io tiro fuori sempre l'abbandonico di ognuno. Sì. Però tendenzialmente, quello che ho riscontrato in tante interviste, sì. Che il figlio unico ha avuto voglia, poi ovviamente non c'è una regola, vi sto giocando. E ha voglia di farsi vedere perché diciamo, conquista l'attenzione in questo modo. Beh, devo dire e vince che delle timidezze. Che no, l'affetto che arriva dal pubblico, no? Avete sentito quel tipo di risata, quel tipo di accoglienza.
è veramente simile a, a un abbraccio e a una conferma del mondo che, come dire, ci puoi stare, non so come dire. Può diventare pericoloso se quella conferma diventa una droga, ma dopante, quella vicinanza col pubblico è, per me, il live, andare in teatro è super. Peraltro c'è questa cosa molto bella che per anni hai fatto l'educatore in una cooperativa accanto a psicologi e assistenti sociali. Mm-hmm. E poi hai cominciato a giocare con Dante. Ah beh, sì, l'ho fatto perché nel mio comune c'è, ci sono servizi sociali che funzionano alla grande, devo dirlo. Sono stato prima utente e poi i miei educatori mi hanno detto: guarda, hai le qualità, vuoi fare anche tu l'educatore? Ed è stato bellissimo. Anche se dopo un po' quello che si chiama burnout, cioè a dare, era tosto. Ho fatto il provino in accademia, sono entrato e ho sentito che lì era ancora di più la mia utente strada. Utente per cosa ai servizi sociali? Scusa? Utente per cosa? Beh, siccome quando i miei si sono separati mi hanno consigliato di andare in questo gruppo qua che era aperto a tutti quanti e lì c'erano sia i miei educatori che poi sono diventati i miei colleghi, psicologi, persone che ci seguivano, ma attraverso il gioco, attraverso fare i compiti insieme. Quanti anni avevi? Lì tra i 10 e gli 11, metà tosta. Sì. Ma certo, ma l'importante è che ti parla una che sta in psicanalisi da troppo, vado a Lourdes, come diceva Woody Allen, per cui figurati. Guarda, non c'è problema. Lascia perdere. Lascia perdere cosa? No, lascia perdere proprio. Noi abbiamo c'è presente l'abbonamento quello che si fa in palestra? Io ho fatto da psichiatra, quindi... Ho capito, hai fatto bene, hai fatto una all you can eat c'è da uno psichiatra. Va bene, alla gara. Ci ce le raccontiamo tutte, facciamo la gara. Ma certo, ma questo è un centro d'accoglienza. All you can therapy, invece di all you can eat, all you can therapy. Tu quanti anni hai fatto? Due. Ah, vabbè, lei ancora sta ancora così una novellina. Io correvo tra i campi con i cani, quindi quella è la mia terapia. Senti, invece no, questa cosa di sono pazza di questa cosa di Dante. Cioè, tu giochi con. Cioè, tu hai. Perché Dante? Perché nella nostra Accademia di Recitazione, la nostra super insegnante, Anna Laura Messeri, a cui mando un grande bacio, ci faceva studiare Dante per entrare in Accademia il primo anno e il secondo anno. E una notte, non so perché. Forse non avevo dormito, avevo bevuto un po'. Ho scritto, uscito a tarda sera d'in palestra, rincorsi la corriera con premura. Quando ecco che mi chiama un pancabestia. Più di me, aveva gobba la postura, eccetera. Questa insegnante l'ha sentito. I primi pezzi a Zelig, li abbiamo scritti insieme a questa mia insegnante che aveva tipo quasi 80 anni allora. Wow. E da lì... Sì, lei col sigaro, con il rimario. Oh, e quando le prime puntate funzionavano mi mandava i messaggi alla fine. Stai volando, grande. Guarda, qua ti vediamo bello. Nel 2008 nel programma Bravo Grazie su Rai 2. Dove l'avete beccato? Ma qui c'era di Gangi. E con sommo piacere, caro pubblico, visto che vedo delle facce molto colte, e che vorrei presentarvi un breve estratto della Divina Commedia riadattato. Mi concentro e parto. Domenica mattina io smaltisco la ciucca in comitiva sabatale. Lungi ormai il tuzzettù della disco. Morfeo m'abbraccia e inizio a riposare. E già sogno sulle maldiviane piagge indigene fra loro limonare. Oh! Or cantanodi le selvagge e scopro con mia somma maraviglia che son mirabilmente fighe e sagge. Era un concorso questo, c'è un aneddoto bello, era il primo, sono stato eliminato al primo turno di quel concorso lì. Che stolti, direbbe il grande. No, vabbè, sono stato eliminato però contro una ragazza che poi è diventata una mia fidanzata per poco, perché poi sarà veduta fortunatamente lei, alla quale mando un bacio. È stata una storia d'amore molto bella. Ma secondo me era il capello, perché col capello così avevi quella parvenza da ragazzo per bene, invece così sei più... Ma questa storia no, perché da qualche parte hai detto che le ragazze ti lasciano, cioè che sei l'addio al nubilato delle ragazze. Bene, fantastico, è una cosa pazzesca. Non so se abbia mai capito, perché le ragazze che sono lasciate con me... tutte quante, non so perché, nel giro di pochi giorni, pochi mesi, alcune hanno trovato tutte l'uomo della loro vita
iniziato a fare un casino di figli. Ma dobbiamo... qua è stato un addio nubilato, capito? Ci possiamo fidanzare io e te, poi ci lasciamo così. Guarda, il mio comune lo fa proprio, i genitori, se c'è una ragazza che è single da un po', glielo dicono, fidanzati due giorni con l'astrico, poi lo molli e vai, volentieri. Ma tu sono... ci rimani male? Ma, vabbè, ovviamente un po' sì, però alcune sono state anche testimone di nozze e poi... No, sono rimaste in generale buonissimi rapporti, veramente. Tu ora sei innamorato? Sto bene, sto bene. Anzi, sì, sono innamorato. Sei in trattativa? No, 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 bene, sto bene, sto bene, sto bene. No, perché non lo dico, perché se poi mi molla e poi lei, capito? Ma... perché poi sui giornali, siccome lui e la Giannetta appunto vanno molto d'accordo, quanto l'ha menato, hanno scritto tutta una roba, ogni tanto scrivono, poi sono i titoli a chiappa click, no, immagino. Sì, sì, siamo, cioè addirittura ci sono i fotografi, queste cose qua, no, no. Stiamo molto bene con Maria Chiara. Vi vediamo in Don Matteo. Ai, ai, ai. Dai. Anna, scusami, devo dirti un'altra cosa. Sì, però. Vieni. Tu sei una donna meravigliosa. Sei determinata, tu sei forte. E coraggiosa. Tu non devi mai pentirti delle scelte che tu hai fatto. E non devi nemmeno pensare che sia sempre colpa tua di tutto. Se tu avessi bisogno di qualcosa o qualcuno per incavolarti, per ridere o anche piangere, io ci sono sempre. E ricordatelo. Se non sapessi che siamo amici, penserei che ci stai provando. Grazie, Marco. Ciao, ciao. Ciao. Don Matteo 13 lo vedrete a partire da stasera su Rai 1, è l'ultima stagione di Terence Hill e i nostri favolosi affetti stabili hanno preparato, ma perché già ridete, ma non un minimo di serietà, quel momento di servizio pubblico, il tutorial di Peron, no, no, sulle note degli Oliver Onions. Ma dai, vai, 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 vai. Volete... Finita, va bene, mi sembra che l'unica che si impegna è la gara finale. Sì, sconvolto. No, ma scusate, abbiamo fatto tutto questo per il finale. Considera che era regalo di compleanno. Ma grazie mille, io ho visto una tecnica di danza fantastica. Lei fa i passi e dice i passi che avrebbe dovuto fare, eccetera. Qua, certo, è una nuova danza, fantastica. Ma che te non sai anni e anni di studio. Beh, è bellissima questa roba qua, è uno sketch comico. Com'era il finale? Scusate, com'era il finale? 3, 2, 1, a voi. Grazie, scusate. Adesso sì, a compiutezza. Don Matteo, un'altra clip, la vediamo. Stasera vai dove vai. Marisha, sempre la stessa storia. C'è un'indagine in corso, ma lei preferisce andare a spasso con Don Matteo. No, stavamo parlando dello spettacolo del Beneficenza. Sì, vabbè, ma immagino. Mia figlia Valentina l'ha sentita, l'ha vista, sono preoccupato. No. E allora vado a casa sua, magari no, sta no, là. No, fermi. Ma Marisha... Si sente bene? Scusate, sono 20 anni che non ci vediamo, anche lei, Don Matteo, ci sediamo qua al bar, da Spartaco, ci beviamo una bibita, pago io. Ho i due sempre a fare i giubbi ciuppi, Marcello, quante volte glielo dobbiamo dire? Noi non facciamo ciuppi ciuppi, siamo solo amici. Amici, e poi ti rubano la bici. Ma che
tra uomo e donna l'amicizia non esiste. Eccolo qua, venite, 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 venite. Allora, questo è il cronoprogramma, vabbè, questo va seguito alla lettera, al minuto, al secondo. Distribuisci cada uno, cada uno. Venga. Grazie. Venga. Grazie. Allora, adesso lo leggiamo, va bene? Leggo, io leggo. No, tu quando leggi non si capisce, ti mangi le parole. Legga lei, che è del nord. Grazie. Ore 10. Se mi fa leggere, magari leggo. Sì, però state zitti. Fate forza. Grazie mille. Ore 10. Ma basta, e allora? Tossica. Stasera che cosa ci dobbiamo aspettare? Beh, secondo me stasera vedrete uno dei momenti di Nino Frassica più alti che siano mai visti. Veramente, sia attorialmente e a livello comico. Noi abbiamo visto in anteprima la puntata, una bomba e... tante sorprese sulle linee rosa, e un grande, grande, grandissimo Terence che affronta queste puntate con un cuore ancora più particolare. Quindi godetevelo veramente. Senti Maurizio, un'ultima domanda. Stasera con chi festeggi? Stasera con tutto il cast insieme. Ha organizzato Giannetta, Luca Bernabei, di vederla tutti insieme. Solitamente è una visione dove ci prendiamo tanto in giro. Guarda cosa hai fatto, eccetera. È una visione interattiva e qualcosa sui social metteremo di questo tipo di visione. Ma il tuo compleanno, poi la torta, le candeline? Io sono con gli amici, sono con tutti. Ne fai 43, giusto? 4-3. 4-3, sì. Bravo. Grazie. Senti, un ultimo pensiero voglio dedicarlo a tua mamma e a tuo papà. Certo. Perché tua mamma Renata, so che è molto presente nella tua vita e posti anche delle cose con lei, giusto? Detta Renna, sì, alla grande. La prende Renna? Renata Renna, il mio vicino di casa, prendeva in giro e le devo tantissimo. È stata lei che spigliava la corriera alle 5 del mattino per finanziare i miei studi e tutto quanto. È una fan esagerata, un po' come tutte le mamme. Sembra sempre che faccia... il premio Oscar, qualsiasi cosa faccia. Ma è bravissimo, signora Renata Detta Renna, ha un figlio favoloso, peraltro simpatico, reattivo. Grazie. E anche un pensiero a papà, so che tu hai debuttato a Zelig 3 giorni dopo la sua morte. In realtà 3 giorni prima, un po' mi dispiace perché la comicità sua l'ho tanto rubata, è un grande goliarda e mi avrebbe fatto piacere che avesse visto parte di questo percorso perché mi avrebbe consigliato e credo che gli sarebbe molto piaciuta alcune uscite che ha fatto. Il pezzo di Sanremo, veramente peccato perché si sarebbe divertito, sarebbe stato credo molto 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 orgoglioso. Però speriamo che ci siano quelle cose per cui lui qualcosa abbia visto. Come si chiamava papà? Bruno Lastrico. Papà Bruno Stalin Lastrico, vagamente di sinistra. Bruno Stalin Lastrico. Sì. Beh, usciamo da Peppone e Don Camillo. Esatto, quindi... mia mamma invece super cattolica, cintura nera di cattolicesimo. Ah, quindi ce l'avevi in casa. E tu come sei uscito? Sono uscito 50-50, cioè che è fluid. Va bene, senti, andiamo al pianoforte, vai così cantiamo insieme. Chi mi sta comparendo? Ok, sì. Va bene, andiamo. Che ti dico di no? Grazie ragazzi, grazie per la tua spontaneità. Ciao, grazie. Non è un tacchinamento, te lo giuro. Ciao, bene. Jessica Superstar. Vieni un pochino, te dago testo. Bolli, ma pure devo parlare senese con lei. Senese. Mi fai piacere. Io non ho capito niente, però. Ho detto un testo, se no non leggi un testo. Ma loro che facevano punti mentre andava... Lui faceva una cosa visual. Memo Hill, io facevo Wii Free. Però solo per scherzo. È una citazione di Bud Spencer e Terence Hill, capito? Altrimenti ce l'abbiamo. Ti è pronto? Pronto mai? Cantare un suo cantare, ma tutti quanti una canzone. La faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi, ma di andare a Genova. E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci ghiotte, non torniamo più. Eppur parenti siamo noi di quella gente che ce l'ha come noi e forse un po' selvatica. Ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non si ferma mai. La 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 la. Se vedemo Maurizio. Ti ringrazio tanto. Cantando so cantama con ti meglio. Ciao a tutti. Grazie, grazie Maurizio, buon vento stasera.
stasera, Don Matteo, mi raccomando. Per forza. Su questi schermi, grazie. Ciao.